Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi andiamo a parlare di partitore di tensione. Andremo a rispondere a queste tre domande che comprendono un pochettino tutto il discorso su che cos'è, quindi quando è che si ha un partitore di tensione, come si calcola una partizione della tensione totale, quindi una parte di quella che è la tensione totale ai capi, e che ragionamenti si possono trarre quindi. Vedete già dallo schema che si tratta semplicemente di avere dei resistori, in serie. Quindi, quando ho un gruppo di resistori in serie, ho, un partitore di tensione. E per continuare il discorso, ci vediamo tra un attimo. Bene, allora vediamo per prima cosa la definizione. Allora abbiamo la presenza di un partitore di tensione quando è presente un gruppo di resistenze, proprio perché ai capi di ciascuno dei resistori è presente una parte della tensione totale che alimenta la serie. Quindi vorrà dire che in questo caso avrò la mia tensione VAB, e quindi in questo caso, essendo A la prima lettera e il verso della corrente, in questo modo, vorrà dire che A sarà il terminale positivo, mentre B sarà il terminale negativo, quindi A terminale a potenziale più alto, B a terminale a potenziale più basso. E le varie tensioni si ripartiscono sui resistori in serie, quindi avrò VR1, VR2, VR3, VR4 in questo modo. Ovviamente abbiamo già visto che per il discorso del secondo principio di Kirchhoff avremo che la VAB sarà pari alla somma di queste varie tensioni, ma andiamo a vedere invece come utilizzare il partitore di tensione, quindi come calcolare una partizione della tensione totale. Vorrà dire che possiamo in ogni modo calcolare la VR1, la VR2, la VR3 e la VR4. Allora, per andare a calcolare una partizione, quindi diciamo la chiamiamo VRI, quindi dove I sarà un indice qualsiasi, 1, 2, 3, 4, andremo a prendere la tensione totale per. Allora, al numeratore troveremo la resistenza che mi interessa, quindi la RI in questo caso. Quindi se io voglio la VR2, qua sopra ci sarà R2, se voglio la VR3 ci sarà R3 e così via. Mentre al denominatore andremo a fare la somma di tutte le varie resistenze in serie. Allora, qua vi disegno la linea di frazione e la sommatoria. Stoppo un attimo. Ecco qua, quindi sopra la resistenza interessata e sotto la somma di tutte le resistenze. Ad esempio, se io vado a voler calcolare VR1, avrò VAB per R1 fratto R1, R2, R3, R4. Ecco qua. Bene. Allora, che ragionamenti posso trarre? Allora, intanto vedo che se io prendo la VAB diviso la somma di tutte le resistenze, non sarà altro che la somma di tutte le resistenze, non sarà altro che la resistenza equivalente, quindi la VAB fratto la resistenza equivalente sarà il valore della corrente che circola nella serie. La corrente per la R1 sarà proprio, dalla legge di Ohm, la tensione su R1. Quindi diciamo che questo mi permette di calcolare la tensione ai capi di un resistore senza dover passare necessariamente per
il calcolo della corrente, cioè qualora la corrente non mi venga richiesta e io non la conosca, posso utilizzare immediatamente il discorso del partitore. E il partitore di tensione è fondamentale sia per il discorso della continua, ma poi lo si ritrova nell'alternata, lo si ritrova per tanti altri calcoli sugli operazionali, su moltissimi ragionamenti che poi si complicano, ma rimane sempre un punto molto importante, un punto fisso. Che ragionamenti posso trarre? Allora, il fatto di avere il discorso della partizione di tensione va da sé che se io voglio abbassare la tensione su un resistore, non mi basterà altro che inserire un'ulteriore resistenza in serie. Quindi il classico esempio di resistenze in serie e partizione di tensione si ha con le classiche luci, almeno quelle di una volta, ormai vabbè, sono un pochino diverse il discorso di quelle a LED con le serie delle luci di Natale. Una volta c'erano le classiche lampadine piccoline e si mettevano tutte queste lampadine che rappresentano delle resistenze, si mettevano in serie e ovviamente dovevano essere, a seconda se la lampadina era da 12 volte, 24 volte, dovevano essercene un numero a sufficienza per poter essere alimentate in realtà con la 230, che è l'alimentazione di rete. E quindi in questo modo diciamo che l'alimentazione totale veniva ripartita in tanti piccoli valori di tensione che potevano alimentare le singole lampadine. Quindi discorso che se io aumento il numero di resistori, diminuiscono le singole cadute di tensione, quindi le singole tensioni sui resistori. Altro ragionamento che si può fare: se le resistenze sono tutte uguali, ovviamente queste tensioni saranno tutte uguali. Quindi, se io, indipendentemente dal valore di VAB che ho, se tutti i resistori sono uguali, io su ciascuno avrò in questo caso VAB quarti. Quindi avrò un quarto, un quarto, un quarto e un quarto. Bene, spero che questo vi possa essere d'aiuto, di essere stata chiara nello spiegare. Fatemelo sapere nei commenti e ci vediamo al prossimo video.